Grazie Presidente, come vede le parlo da seduto a casa mia e credo di poter dire tutto quello che è possibile riguardo questa variazione. Questa variazione che è successiva al rendiconto, per cui tiene conto di quello che nel rendiconto si è determinato. Il discorso, ho scoperto oggi che i mutui si contraggono per fortuna, ma non è così, i mutui si contraggono grazie a procedimenti amministrativi specifici che permettono all'amministrazione di poter godere della fiducia degli istituti di credito di Cassa Depositi e Prestiti per poter finanziare delle opere che altrimenti non sarebbero realizzabili per le grandi disponibilità necessarie. La seconda cosa che vorrei dire, perché sennò poi dopo facciamo confusione, è che, come ha ben detto e ha già narrato nell'esposizione l'assessore Lemmetti, facciamo fronte alle minori entrate grazie alla possibilità di utilizzare le anticipazioni di cassa. L'avanzo vincolato, lo dice il nome, è avanzo vincolato. Innanzitutto si accede all'avanzo vincolato attraverso procedimenti amministrativi che hanno stabilito che i fondi non utilizzati nell'esercizio precedente comunque sono utilizzabili negli esercizi successivi perché si sono fatti dei passi relativi alla progettazione delle opere che permettono quindi di poterli trasferire negli anni successivi. La seconda cosa è che quei fondi, essendo vincolati, servono per fare quelle opere specifiche, non per fare altro. Quindi il discorso che si coprano le minori entrate con i soldi delle opere che non facciamo, credo che sia assolutamente inesatta come informazione. L'ultima cosa è che i bilanci degli enti locali ovviamente dipendono anche dalle entrate che derivano da ciò che è previsto dalle leggi, sia a livello regionale su determinate materie che a livello di Stato. In un momento di emergenza, non potendo ovviamente il Comune non ha autonomia per istituire delle soluzioni che prevedono la copertura di mancate entrate, anche perché, ripeto, anche tutte le entrate del Comune sono regolate da leggi regionali e nazionali. Nel momento in cui si presenta un'emergenza è abbastanza normale che lo Stato, che ovviamente sovrintende tutta la finanza della nazione, metta a punto degli strumenti e delle coperture che servono proprio per far fronte all'emergenza. Quindi tutti i fondi che arrivano a tal proposito dagli altri livelli istituzionali sono legati a una serie di interventi che eventualmente il governo ha messo a disposizione degli enti locali per proprio sopperire a una fase di emergenza e in modo specifico per le esigenze che si sono venute a creare. Ricordo per esempio i fondi per i buoni spesa che hanno coperto una necessità drammatica e impellente di una fascia debole e fragile della cittadinanza in un determinato periodo. Quindi questa variazione mette a posto e in sicurezza ulteriormente i conti, perché il discorso delle anticipazioni di cassa è fondamentale in un momento in cui le entrate, grazie all'iniziativa del Comune che per salvaguardare le piccole imprese e i cittadini ha rinunciato momentaneamente alle entrate che poi costituiscono la base per poter fornire servizi ai cittadini stessi tramite diciamo, l'attività che viene svolta regolarmente dall'amministrazione. E questo direi che anche l'accortezza con cui è stata gestita sono state gestite le finanze dell'ente in questi ultimi anni ci permettono di affrontare con relativa tranquillità quella che è un'emergenza che ovviamente non poteva essere programmata. Già l'assessore Lemmetti ha ricordato che per ciò che riguarda la spesa corrente
siamo arrivati praticamente al 100% dell'utilizzo dei fondi, e questo quindi è sicuramente una nota di merito da dover riconoscere all'amministrazione, e che sulla parte di utilizzo dei fondi relativi agli investimenti indubbiamente si deve ulteriormente operare per garantire un utilizzo maggiore, che comunque fa sì che i fondi che vengono stanziati all'interno del bilancio, poi, come è stato già determinato, con le opportune operazioni amministrative possono essere poi utilizzati per la realizzazione di opere che avverranno magari negli anni successivi. Per cui io sarei relativamente tranquillo sulla bontà anche di questa variazione, come che arrivati a luglio del 2020, quindi ben alla metà circa dell'esercizio, è la variazione numero 3, quindi ritornando a quell'obiettivo di avere un numero di variazioni relativamente contenuto, e direi anche giustificato in questo caso dagli eventi straordinari che ci hanno toccato e coinvolto, rappresenta comunque un sintomo e un'indicazione di buona programmazione, non dovendo ricorrere, ripeto, se non per fatti di emergenza contingente, a ricorrere allo strumento della variazione di bilancio in modifica di quella che è la previsione 2020-2022. Ringrazio tutti i colleghi e lei, Presidente.